Sono stati inaugurati oggi i nuovi laboratori dell'Istituto Alberghiero Santa Marta, grazie ad un'operazione da 450.000 euro tra fondi PNRR intercettati dalla scuola e lavori aggiuntivi condotti e finanziati dalla provincia. Risorse ministeriali che hanno consentito il rifacimento dei laboratori cucina, della pavimentazione, della sala ristorante e del bar. Risorse della provincia che hanno invece permesso il rifacimento dell'impianto climatizzato della sala ristorante. Il Ministero mette a disposizione i fondi, non è che li elargisce, cioè vuol dire che tu devi darti da fare per prenderli, intercettarli e quindi presentare progetti, rispettare delle scadenze e tutto quanto. Ed è una cosa, per chi non è negli addetti ai lavori, abbastanza complessa e complicata. Noi abbiamo dovuto fare tutto questo d'estate. Quindi luglio, agosto, quando tutti dicono gli insegnanti sono in giro, in vacanza, no? In ferie 2 mesi, eccetera. In realtà qui ci sono stati veramente a lavorare anche nei giorni di ferie. Quindi un grazie veramente a loro se questo è stato possibile. Torno a dire, non è tutto così scontato, non tutte le scuole sono riuscite in questo. Questi sono interventi, noi li chiamiamo non invasivi, ma di recupero degli spazi, dove richiede la grande presenza dei tecnici anche quotidianamente per risolvere i piccoli problemi che emergono. Solo al di là delle risorse che sono necessarie, il risultato si ottiene solo con una grande collaborazione. Quindi l'amministrazione provinciale con i miei collaboratori riusciamo sia a mettere a terra opere importanti, proprio per dire l'ampio raggio della provincia. Un altro istituto alberghiero, quello di Piobico, è proprio in questa fase, l'abbiamo completamente demolito e lo stiamo ricostruendo. Quindi passiamo da grandi interventi a piccoli interventi, fra virgolette, come questo, che dà la qualità del servizio poi nell'ambito scolastico. Ora a disposizione degli studenti ci sono laboratori innovativi utili ad acquisire competenze nel diventare bartender, destination manager, meeting planner, chef, pasticcere o panificatore. Una scuola sempre più accogliente. Questa è la mia vision, diciamo. Questa è la forma le persone, no, all'ospitalità, per l'ospitalità, turismo e ospitalità. Ma l'ospitalità tu la proponi, diciamo così, se la vivi, se è una cosa tua. Qui noi formiamo veramente gli ambasciatori del nostro territorio, dei prodotti tipici dell'agroalimentare del nostro territorio, per cui dobbiamo lavorare in questa direzione e cercare di rendere il più piacevole possibile il lavoro che svolgono i ragazzi all'interno di questo istituto. Il Santa Marta è un esempio di scuola aperta al territorio, inclusivo, una scuola di tutti e per tutti che non lascia nessuno indietro. Ancora oggi lo ha dimostrato, cercando di stare al passo con i tempi, di innovare i laboratori, e sappiamo quanto è importante l'ambiente di apprendimento per migliorare la qualità degli apprendimenti e la qualità della docenza e offrire degli spazi in cui i ragazzi possano sempre meglio, sempre più qualificarsi e acquisire quelle abilità, quelle competenze che poi il mercato del lavoro richiede, in modo particolare nell'ambito della ristorazione.